Fondi europei e politiche del lavoro. Incontro a Firenze con il ministro Giuliano Poletti e il governatore Enrico Rossi. Al centro dell'attenzione il problema dei dipendenti delle province, il futuro dei centri per l'impiego e le risorse per i nuovi contratti previsti dal Jobs Act e per la cassa integrazione. Sentiamo Tommaso Tafi. Le risorse necessarie a garantire la decontribuzione per i nuovi contratti previsti dal Jobs Act ci sono e ci saranno anche nel 2016. Parola del ministro del lavoro Giuliano Poletti, arrivato a Firenze per partecipare a un incontro sui fondi europei insieme al governatore toscano Enrico Rossi e all'assessore regionale alle attività produttive Gianfranco Simoncini. Poletti ha voluto incontrare anche un gruppo di lavoratori delle province in agitazione da mesi, rassicurandoli sul futuro dei centri per l'impiego che rimarranno in piedi anche se non è chiaro se la gestione passerà allo Stato, come auspica il Ministro, o alla Regione. In Toscana i nostri centri per l'impiego lavorano qualcosa come il 20% delle pratiche relative al mondo del lavoro, e parlo dei centri per l'impiego pubblici. In tutto il Paese solo il 4%. Chiediamo al Governo nazionale di metterci in condizione di poter assumere come Regione questi centri per l'impiego per collocarli come uno snodo fondamentale tra chi offre lavoro e chi domanda lavoro. E sempre a proposito di lavoro, Poletti ha garantito che per il 2014 e 2015 le risorse per la cassa integrazione ci saranno, ma poi il sistema cambierà con la CIG che diventerà uno strumento di riqualificazione professionale del lavoratore. Stiamo facendo un'opera di rideterminazione che non dà meno garanzie, che non dà meno tutele, ma che vuol dare più opportunità, perché il problema in questo Paese è aumentare il tasso di opportunità. Noi non vogliamo che nessuno stia a casa ad aspettare, noi vogliamo spendere i soldi e più soldi di quelli che non abbiamo speso per loro perché la gente vada a lavorare, non perché stia a casa ad aspettare. E per i giovani toscani risorse importanti sono in arrivo dall'Europa. I 732 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo verranno utilizzati infatti per rafforzare il legame tra formazione scolastica e professionale e lavoro.